La Nintendo Switch Lite è finalmente arrivata sul mercato. L'annuncio del secondo membro della famiglia Nintendo Switch ha generato parecchia confusione all'interno del mercato videoludico. La nuova console, infatti, pur condividendo lo stesso nome del modello base, perde alcune delle sue caratteristiche principali, fra tutte la natura ibrida. La Switch che non switcha è stata accolta con molto scetticismo da gran parte dell'opinione pubblica, che ha da subito etichettato il nuovo hardware come un'idea insensata e destinata al fallimento. Io sono il Poro Michele e in questo video, esaminando pregi e difetti del nuovo sistema di gioco targato Nintendo, cercheremo di capire qual è il suo pubblico di riferimento e se l'acquisto potrebbe fare al caso tuo. Partiamo dal presupposto che, come ribadito da subito da Nintendo stessa, Switch Lite non è una revisione della Switch che va a sostituire il modello precedente, bensì un nuovo membro della famiglia da affiancare alla console ibrida. Più compatta e leggera, Switch Lite è una console esclusivamente portatile. Sebbene mantenga la presa USB-C nella parte inferiore, questa adesso è adibita esclusivamente alla ricarica e non è più in grado di interfacciarsi con la dock station per mandare il segnale video su uno schermo esterno. Si perde così anche la peculiarità dei Joy-Con sganciabili del corpo del tablet, ora integrati nella scocca principale, e con essi anche due caratteristiche interessanti del sistema di controllo, l'HD Rumble e i sensori a infrarossi. Certo, la console rimane comunque in grado di comunicare con dei controller esterni acquistabili separatamente, siano essi Joy-Con, Pro Controller o Pokéball. Però a questo punto vi invito a riflettere su questa cosa. Con un prezzo di listino di 219€, se si ha l'esigenza di utilizzare i Joy-Con o il Pro Controller, tanto vale acquistare direttamente la versione base, visto che la differenza di prezzo andrebbe praticamente svanendo con l'acquisto di periferiche aggiuntive. Inoltre Switch Lite non dispone di un kickstand, quindi poggiare la console per impugnare i Joy-Con è decisamente meno immediato e comodo. Il supporto ai controller esterni è comunque un'ottima feature che consente a Switch Lite di essere compatibile con il 99,9% della libreria Switch, eccezion fatta per alcuni titoli più sperimentali come ad esempio il Labo Kit VR. Continuiamo con le differenze. Lo schermo di Switch Lite ha una diagonale minore ma la stessa risoluzione, quindi può sembrare leggermente più definito. Oltre a questo, la batteria gode di una durata maggiore, ma solo rispetto alla prima revisione della Nintendo Switch originale. Quella introdotta da poco sul mercato, con la scatola rossa per intenderci, è la console con le migliori performance in fatto di autonomia. Questo schema, presente sul sito di Nintendo, spiega in modo semplice ed efficace le capacità dei tre modelli. A livello hardware non ci sono altre differenze sostanziali. Questo significa che non si avrà alcun tipo di beneficio a livello di performance scegliendo l'una o l'altra console. Un titolo con frame rate instabile e caricamenti lenti presenterà le stesse identiche incertezze su entrambi i modelli. Quindi, a chi potrebbe interessare Nintendo Switch Lite? A mio avviso, il suo bacino di utenza è molto più ampio di quello che ci si può immaginare. La portabilità è un elemento da non sottovalutare e credo anzi che sia la carta vincente di Nintendo Switch rispetto alle concorrenti. Con Switch è possibile giocare ovunque a titoli come Skyrim, Wolfenstein, Doom e The Witcher 3, ed ora con Switch Lite Nintendo compie un piccolo passo verso la tascabilità. Tutto il pubblico rimasto orfano dal 3DS ha finalmente un suo successore spirituale che porta avanti la linea evolutiva degli handheld Nintendo. Chi da anni ormai gioca a Pokémon in portatile non accuserà minimamente il deficit di non poter giocare a spada e scudo davanti al televisore di casa. Credo inoltre che la scelta debba dipendere molto dalle esigenze del giocatore e non è possibile ragionare per assoluti seguendo ad esempio il criterio anagrafico. Il prezzo contenuto, insieme alla sua semplicità di utilizzo e minore invadenza domestica, rendono Switch Lite la scelta perfetta per un genitore che vuole regalare la console a suo figlio piccolo. Allo stesso tempo però mi rendo conto che anche io, che rientro appieno nella categoria del gamer attempato, ho usufruito per il 90% del tempo di utilizzo della Switch in portatile. Questo perché ormai prediligo sessioni di gioco brevi che possano essere interrotte con velocità e magari riprese in un contesto diverso da quello del salotto. Quindi, perché no, Switch Lite potrebbe essere anche un'ottima seconda scelta da affiancare alla console principale, oppure un ottimo punto di partenza da cui iniziare a spolpare il catalogo Switch. Di contro, sconsiglierei Switch Lite a chi ha intenzione di giocare principalmente in multiplayer. È un'esperienza più intima rispetto alla console ibrida, che grazie al suo innovativo sistema di controllo permette di passare dal single player al multigiocatore con una facilità disarmante. Quindi, ritornando all'esempio del genitore che regala la console al figlio, se si ha più di un bambino a carico, la Switch classica è sicuramente una scelta che creerà sessioni di gioco dove potranno partecipare tutti senza alcun tipo di problema, tensione e litigio.
Ci sono giochi poi che, seppur supportati dal modello Lite, non consiglierei mai di giocare in portatile. Ovviamente sto pensando a Super Smash Bros. Ultimate, che non solo è un titolo di difficile lettura in modalità handheld, ma in più necessita quasi tassativamente dell'utilizzo di un controller GameCube, il cui adattatore USB andrebbe collegato alle porte presenti sulla dock station. C'è poi una terza via, ovvero quella di rivolgersi al mercato dell'usato. In questo periodo, infatti, con l'arrivo della nuova revisione della Switch base, potremmo assistere a un netto abbassamento di prezzo del primo modello. Con un po' di fortuna si potrebbe riuscire a trovare una Switch ancora in garanzia allo stesso prezzo della Switch Lite, andando così a spendere meno senza rinunciare a nulla. Infine, purtroppo, a quanto pare, stanno emergendo le prime segnalazioni di casistiche di Joy-Con Drift anche su Lite, il che apre degli scenari molto problematici sulle pratiche di garanzia ed assistenza della console. Se non sapete a cosa mi sto riferendo, vi consiglio di guardare il video sul mio canale dove ho spiegato in cosa consiste questo problema del drift. Comunque, per chi sperava che la Switch portatile risolvesse questo grave difetto di produzione, non ho buone notizie. Insomma, nonostante la giusta confusione che ha generato Switch Lite, se analizzata razionalmente ci si rende conto che è una console appetibile per una gran fetta di utenza. Io vi ho fornito tutti gli strumenti necessari per farvi un'idea, ora sta a voi capire quale modello si sposa meglio con le vostre esigenze. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se avete intenzione di fare il grande passo con Switch Lite. Se il video vi è piaciuto, come al solito, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche se siete nuovi. Io sono il Poro Michele, in versione Lite. Ciao!